una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. In un antico convento di Castellammare di Stabia, immerso nel verde e con lo splendido scenario naturale del Golfo di Napoli, sorge dal 1998 la RSA Oasi San Francesco. L'Oasi San Francesco, in convenzione con la ASL Napoli 3 Sud, si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti, disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato in una struttura confortevole e all'avanguardia. L'Oasi San Francesco offre servizi di fisiochinesiterapia, riabilitazione psicosociale, acustica, logopedistica ed assistenza sociale per anziani. L'Oasi San Francesco è disponibile ad offrire una visita guidata o semplicemente a fissare un appuntamento contattando la reception ai seguenti numeri 081 06 01325 oppure 081 871 0109. Oasi San Francesco, salita Quisisana 30, Castellammare di Stabia, Napoli. RSA oasisanfrancesco.com. Oasi San Francesco, l'elisir. Gabriel, diciamo con il mister, grande rammarico, si era passati in vantaggio, forse anche diciamo nel momento migliore della Casertana, poi non siete stati in grado di gestire il risultato. Però raccontaci il gol e la tua gioia in quel momento, ovviamente che adesso sarà mitigata la sconfitta. Sì, è un peccato per le sconfitte perché non stavamo giocando bene e loro sì. E la verità è che loro hanno meritato la vittoria, questa è la verità. E i gol, sono felice per il gol, ma sono scontento per la vittoria perché volevo la vittoria e con gol. E, ma è così, adesso lavoriamo per pensare alla cosa domenica. Ecco, un campionato tuo è sempre stato un campionato in crescendo. Sei arrivato, diciamo così, con Lisi, Canotto, tante opportunità. Però poi alla fine sei diventato l'uomo fisso di questa Juve Stabia. Oggi non hai giocato dall'inizio per riposarti un po'. Poi Carotto ti ha detto devi giocare e sei dovuto entrare. No, sto lavorando tutti i giorni. Voglio arrivare a fine auto in Serie A e devo lavorare così per giocare. E è un peccato per Canotto, si è fatto male, ma il gruppo è forte, è unito e andiamo così. Arriviamo domenica forte e vogliamo la vittoria. Ecco, guardate un po' i risultati anche delle altre, perché dopo il pareggio col Francavilla, in cui c'era tanto rammarico, te lo dobbiamo dire, 6 occasioni da rete, di cui 3 davvero clamorose, avete conquistato i playoff. Adesso c'è tutto da guadagnare e nulla da perdere, possiamo dire. Ecco, vi ha dato un po' fastidio proprio in questa prima gara, perdere questa gara, magari dire il quarto posto è l'obiettivo per le Vespe? Sì, sì, il quarto posto è l'obiettivo per noi, le Vestabe, è un peccato, è un peccato perdere, ma è così, calcio così. Ok, grazie. Okay.